due giovani studentesse universitarie fuori sede. Sono loro le vittime dell'ultimo scippo che si è verificato in città, ad Arezzo. L'episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Vittorio Veneto, zona Saione. Le due ragazze stavano rincasando quando, attorno alle 3, sono state strattonate e scippate delle borse da due uomini, a detta delle studentesse stranieri. I malviventi si sarebbero poi dati alla fuga in direzione viale Cittadini. Potrebbero infatti aver cercato rifugio al Parco del Pionta, altro angolo aretino, spesso al centro delle cronache per episodi di degrado, spaccio, tossicodipendenza e microcriminalità. Le ragazze si sono rivolte alla polizia, che si sta occupando delle indagini. Scarso il bottino che i malviventi sono riusciti a portar via, pochi euro e nessun oggetto di valore, ma indubbiamente una brutta esperienza per le due giovani, che non dimenticheranno facilmente. Non si sa mai chi si incontra, questo. Abituati come eravamo qui ad Arezzo, tutto, era una città tranquilla, pulita, ora invece... La sera rientrare a casa è sempre un po' di paura, perché ci sono. Ci sono, certo, non sono razzista, però mi rendo conto che stanno aumentando soprattutto i disonesti, ecco. Diciamo, non è un granché le persone che frequentano questa zona. Non ci si sente sicuri? No, per niente, per niente. La scorsa settimana, sempre in zona Saione, in via Rismondi, era stato scippato invece un 86enne. L'anziano era stato fermato con una scusa da una donna, la quale poi aveva strappato dal polso un prezioso orologio dal valore di 8.000 euro, per poi darsi alla fuga.